Sto andando forte, apro tutte le porte. Oggi sono 79, amici, tanti auguri a me. Ma non mi fermo mica, eh. Vado forte e apro tutte le porte. Da dove mi stai guardando correre tu? Dal divano, dal letto? Ma dai, su, sono io quello che ho quasi 70 anni. Ma a me quello più vicino al cimitero mi sembri tu. Su, forza, in piedi, muoviti, muoviti. Stai andando forte, dai, apri tutte le porte. Ancora, gioca tutte le carte, Nulla, non ti smuovi. Va bene, stai lì. Però devi farmi un favore. Smettila di usare le feste come scusa. Ma durante le feste qualche chilo in più? Non è vero, sei solo un perandrone. Che poi non è mica il tiretto in più il problema. Vento prenderti in giro. No, prenditi le tue responsabilità. Ingrassi solo perché non fai nulla per dimagrire. Non hai un lavoro che ti piace perché ti sei accontentato del primo che ti è capitato. O magari da più facile da ottenere o quello che ti faceva guadagnare di più. Hai sposato Carolina, anche se amavi follemente Roberta, perché non hai avuto lo stomaco di seguire il tuo cuore. Oh mamma, ma come credi che abbia fatto a realizzare tutti i sogni che ho realizzato? Io ho combattuto ogni giorno per quello che volevo e continuo a farlo ancora. Perché io di sognare non ho mica finito. Sai quando è che sei un uomo veramente finito? Quando non hai più un sogno, quando non hai più nulla per cui combattere, quando non c'è nulla a tenerti sveglio la notte anche quando vorresti solo dormire. Alzati in piedi, forza, adesso! Corri da Roberta, abbracciala, baciala, facci dei figli! Ma soprattutto mi devi fare il favore di tenere a mente una cosa. Noi non siamo i soldi che abbiamo nel conto in banca. Non siamo il nostro lavoro, non siamo la nostra macchina, non siamo la nostra casa e non siamo neanche completamente i nostri amici, i nostri parenti, i nostri partner. No, noi non siamo altro che i nostri sogni. Sto andando forte, apro tutte le porte, gioco tutte le carte e lascio entrare il sole.